della sezione fidata di latino, Teresa Mancini. Grazie Presidente di essere con noi. E il Presidente del Consiglio del Comune di Termoli, Alberto Montano. Ringrazio e saluto cordialmente per aver accolto con entusiasmo il nostro invito Valentina Fauzia e Simone D'Angelo, sceneggiatrice e regista del cortometraggio On Off, che aprirà il nostro incontro. Saluto gli ospiti del tavolo, la direttrice della Casa Circondariale di Larino, Rosa La Ginestra, il comandante della Polizia Penitenziaria di Chieti, Valentino De Bartolomeo, il parroco della Chiesa di San Timoteo, Don Benito Giorgetta, al quale rivolgo anche un caloroso ringraziamento a nome mio e di tutte le socie della Fidata di Termoli per l'ospitalità. Questa sera tratteremo un argomento che tra l'altro rientra nel tema nazionale della Fidata di TV Italy per il biennio 2011-2013, partecipazione e responsabilità per lo sviluppo della cittadinanza attiva. Il nostro incontro sulla condizione di vita nelle carceri ha un titolo provocatorio: Carcere, rigore della pena, certezza del recupero. Proprio perché sia chiaro il messaggio che vogliamo dare. Infatti, mi sono chiesta tante volte, se la detenzione viene intesa unicamente come cattività-passività, credo che si rischi di chiudere in una sterile cella le capacità dei singoli pur rei. Forse la sola risposta non è la punizione, punto, ma il riscatto sociale. Bisogna cambiare quindi modo di fare giustizia. Forse la tanto attesa riforma del codice penale è ora che si faccia davvero. Si parla tanto di utilizzazione nel sociale, di affidamento, di permessi premio, possibilità di riparare al danno causato con lavori socialmente utili. Ma esistono davvero tutte queste forme di detenzione? Certamente costituiscono una forte scossa ai danni del pregiudizio che spesso alberga nei confronti di chi deve scontare una pena. A questo proposito sarebbe opportuno sapere quanto è attuata la giustizia riparativa, cioè quanto si permette al reo di riscattarsi e alla vittima di vedere riconosciuto il danno e l'offesa ricevuta. Spesso dimentichiamo che per ogni reo c'è una vittima e, ancor peggio, famiglie intere che soffrono, quello del reo e quelle della vittima. Chissà se è possibile sviluppare una sorta di mediazione fra vittima e autore del reato e se è possibile come può avvenire. Chi la può guidare? Bene, l'incontro di questo pomeriggio ha l'intento di suscitare un dibattito e invito tutti a parteciparne attivamente. Apriamo ora i lavori con la proiezione del cortometraggio On Off di Valentina Fauzia e Simone D'Angelo. Due, uno, due. Buongiorno, buon lavoro. Grazie a voi.
cose nel lavorare. Il lavoro è solo strumento per poter avere una piccola crescita personale. Sono giù per parrucchiere, per parrucchiere. Il lavoro è l'unica alternativa per rendere molti uomini liberi un futuro. E mia moglie e i miei bambini. E quindi deve essere. Simone ha avuto un'idea, insieme l'abbiamo rielaborata. Il CPP ci ha permesso e ci ha consentito di entrare all'interno della casa circondariale e la direttrice ci ha concesso tutto quello che ci poteva concedere: gli spazi, gli allievi, gli agenti che sono stati sempre a fianco a noi. Quindi, intanto, ringraziamo veramente tutta questa rete per aver sostenuto il progetto. Buonasera, sono il commissario Valentino Di Bartolomeo, comandante del reparto polizia penitenziaria a Chieti. Per chi ha avviato un'idea un po' più chiara, l'organizzazione gerarchica del carcere prevede quale massimo dirigente il direttore, come la dottoressa Vaginessa che è a Marino, io ho un direttore a Chieti. Quindi noi ci occupiamo della sicurezza, ma in realtà parlare in modo scisso di sicurezza, di rieducazione, di trattamento è un grosso errore. Comunque sono stato chiamato a parlarvi della carcerazione come strumento di rieducazione, quindi una nuova educazione. E l'insegnante, non la vedo, ci può spiegare come è difficile educare, figuriamoci rieducare. Però così come gli amici hanno usato delle parole chiave, grazie, io voglio anche lanciare delle parole come se fossero delle pietanze di un buffet, le lancio così senza ordine: vittime, risocializzazione, certezza della pena, espulsione recidiva, trattamento, sovraffollamento, televisori in cella, scippi, furti, droga, sicurezza e paura. Non bisogna vergognarsi di aver paura. Manifestare le proprie paure è il primo passo per poterle vincere, e sono convinto e sono venuto volentieri qui stasera che noi ci siamo riuniti per rispondere a una domanda che ci portiamo appresso ormai sempre più frequentemente: conviene chiudersi in casa o uscire in piazza per rispondere alla paura? E io credo che la nostra risposta sia: usciamo, reagiamo e incontriamoci. In questo modo io ritengo una speranza ci può essere. Grazie. Bene, diceva il comandante che dobbiamo aiutarli a cercare l'uomo che c'è in loro. Adesso Don Benito ci parlerà dell'uomo che non è il suo errore. Prego Don Benito, ti passa. Bene, grazie e buonasera, buon pomeriggio. Vi ringrazio della presenza, ma vi saluto pure perché sono, tra virgolette, padrone di casa, quindi ben lieto di offrire questa struttura alla dimensione cittadina per creare cultura, per favorire la cultura, anzi con l'augurio che questa sala possa essere anche diversamente utilizzata da quello che è lo scopo precipuo che si prefigge di essere sala cinematografica. Perché poterla così mettere a disposizione anche di altri momenti come questo sicuramente benefica il nostro spirito, raffina la nostra sensibilità. Quindi ben vengano queste occasioni, e sono io che ringrazio Titti e con lei la FIDAPA che pensa ad organizzare, almeno mi è parso di capire, di anno in anno dei momenti, e la ringrazio anche perché sia l'anno scorso che quest'anno ho avuto la compiacenza di dare anche a me la parola.
Mi piace salutare anche la presenza della direttrice, perché questa è l'occasione per me di ringraziarla, già che da alcuni anni mi permette di essere ogni sabato nel carcere di Larino e quindi incontrare i detenuti, molti di quei volti che abbiamo visto attraverso questo bellissimo cortometraggio mi sono noti perché li incontro nei dialoghi. Dicevo alla direttrice che proprio l'altro giorno per il corridoio abbiamo incontrato, ecco, un ragazzo che, immaginate, all'epoca che Lele Mora fece scalpore per il fatto che si voleva suicidare, lui scrisse una lettera con la quale lo invitava a desistere da questo, lui che è membro di una famiglia composta da 12 persone, la metà di questa famiglia, compreso il padre, all'epoca erano in carcere, proveniente da Napoli, quindi con una situazione alle spalle. Bene, lui sentì il dovere di scrivere a Lele Mora: la vita è bella, la vita vale la pena viverla. Ecco come anche questi luoghi possono diventare cattedre di vita, anche questi luoghi possono diventare stimolo a vivere con maggiore impegno e dedizione la nostra vita. Poi voglio ringraziare anche Valentino, perché praticamente tanti anni fa, non mi ricordo quanti, io l'ho sposato insieme a Gabriella, che è in sala, che saluto perché è una mia carissima amica di infanzia. Non avrei mai immaginato di ritrovarci. No, di quello ero sicuro. Di quello ero sicuro. Che ci trovassimo un giorno sullo stesso tavolo a condividere, ad ascoltarti con piacere per la verba con cui hai parlato e soprattutto per i contenuti che ci hai donato. Bene, così andiamo al mio intervento di questa sera. Voglio iniziare con una storiella, non perché sottovaluto la vostra capacità di riflessione, ma perché la voglio stimolare, eh? Tutto il contrario. Allora ci troviamo, immaginiamo, in un villaggio dove il capovillaggio chiede a due dei suoi componenti di andare ad attingere dell'acqua, già che nel villaggio non c'era quest'acqua, e dona loro degli orci, ognuno ne ha uno, e vanno a prendere quest'acqua che riportano al villaggio per il beneficio dell'intera popolazione. A un certo punto uno dei due si rammarica perché viene a scoprire che il suo orcio, perché bucato ai lati, riportava poca acqua, e si rammaricava di questo dispiacendosene. E il capovillaggio gli dice: va bene, è vero che il tuo amico porta più acqua qui di te, però tu ti sei accorto che lungo il percorso che tu stai facendo ai lati della strada, a destra e a sinistra, sono nati dei fiori a motivo dell'acqua che tu perdevi? Ecco, da qui, proprio perché non sottovaluto la vostra intelligenza, ma dicevo la voglio stimolare, e si capisce subito: l'uomo non è il suo errore, ma ogni cosa ha la sua validità, anche quando è menomata, anche quando è deficitaria. Dipende da come noi ci approcciamo ad essa. Dice il libro della Sapienza, ovviamente io sono un prete, parlo da prete, ma non date per scontato quello che io dico. Dice: il prete deve dire queste cose. No, io le dico perché prima di tutto ci credo, mi ci confronto, fanno parte della mia vita e quindi della mia convinzione, perché molte volte sembra che il prodotto dei preti è sottovalutato a motivo di questa quasi omologazione professionale, che tale non è, perché il prete dovrebbe dire certe cose. Non è scontato quello che io dico, ma è frutto di ricerca, è frutto di convinzione e spero anche di adesione. Tu infatti, dice il libro della Sapienza, tu infatti ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato. Se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure formata. Come potrebbe sussisterne una se tu non l'avessi voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all'esistenza? Tu sei indulgente con tutte le cose perché sono tue, Signore, amante della vita. Stupefacenti, non si chiama più Alessandra, Antonio, Quirino,
Io ho messo dei nomi, mo non so se ci stanno anche qui, ma come si dice, ogni riferimento è sicuramente casuato. Allora, non si chiamano per nome, ma si chiamano drogati. Se uno si prostituisce, non si chiama più Dolores, niente a che vedere, anche perché c'è il marito a fianco, Nina, Andrea, Luigi, ma prostituta, forse in maniera più elegante escort, forse gigolò. Se uno è stato in carcere, non si chiama più Vincenzo, Giovanni, Aldonietta, ma carcerato, e così noi potremmo continuare. Si cancella una identità per fare posto e metterlo, forse involontariamente, in primo piano l'errore rispetto alla persona stessa. Se uno si droga, si prostituisce, è stato in carcere, non bisogna mistificare la verità o peggio tradirla, ma avere il coraggio di affermare che Antonio ha sbagliato perché ha rubato, Mercedes ha sbagliato perché fa la escort e così via. Sant'Agostino ci insegna una via bellissima che diventa progettualità e sfida per tutti. Una frase molto conosciuta: condanna il peccato, ma ama il peccatore. Si abbrutisce, sì, con cose obbrobriose, l'omicidio, la pedofilia, l'incesto e così via. Anche in quel caso dobbiamo avere il coraggio di dire che si condanna il peccato, ma si ama il peccatore. Ci vuole un supplemento di amore, ma non facciamo giustizia a noi umani, perché ho letto sui vostri volti una mappa di reazioni tale che è chiaro, sono cose che inorridiscono, sono cose che, ma è così, sempre l'oro rimane sempre, la pepita rimane sempre con il suo valore. Ci sono alcuni riferimenti alla Carta Costituzionale oppure ad alcune sentenze della Corte Costituzionale, ma solo così come accenno, perché non è compito mio. In uno Stato evoluto la finalità rieducativa non può essere ritenuta estranea alla legittimizzazione e alla funzione stessa della pena. Vediamo. Gesù è venuto quindi a salvare, e noi non possiamo tirarci indietro di fronte a questo. La conclusione, non con parole mie, ma di grandi personaggi, senza commentare da parte mia, proprio perché la voglio offrire a voi come pro-vocazione, chiamata a. Lascio a questa assemblea l'onere di custodire in se stessa ciò che ascolteremo, sperando di depositare nel vostro cuore una sana inquietudine o tormento a capire che educando noi stessi educhiamo la società, la Chiesa, la comunità domestica e quella professionale, ma indirettamente anche il detenuto rinchiuso in un carcere. La società molto spesso è un organismo con cellule in metastasi. Guarendo noi stessi abbiamo guarito una cellula che a sua volta guarirà le altre. Non possiamo fare la spesa con i soldi degli altri. Lo dicevo proprio l'altro giorno nella festa di Cristo Re. Entriamo in supermercato, io la direttrice, io faccio la spesa, riempio il carrello, arrivati alla cassa, direttrice paga. E dice: ma come, tu hai fatto la spesa e io devo pagare? E noi molte volte facciamo così, vogliamo la pace facendola pagare agli altri, vogliamo comprensione facendola pagare agli altri, vogliamo serenità ma la dobbiamo far pagare agli altri. No, si paga di persona, perché sono io il protagonista, e così deve essere anche in questa circostanza. Allora, ascoltiamo una specie di antologia. Preoccupati più della tua coscienza che della tua reputazione, perché la tua coscienza è quello che tu sei, la tua reputazione è ciò che gli altri pensano di te, e quello che gli altri pensano di te è un problema loro. Charles Chaplin. I pensieri sono perle false finché non si trasformano in azioni. Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo. Gandhi. Un film del 1940, sempre di Charles Chaplin,
dal monologo finale del grande dittatore, che poi è quel film dove si vede quell'immagine che lui fa, Hitler gioca col mondo, alla fine fa un discorso che sarebbe una carta magna veramente per tutti, dal Papa a Bersani o a Renzi che devono fare il ballottaggio, o a quelli dell'altra sponda se lo fanno o non lo fanno, e così via. Ma stasera diamolo a noi. Mi dispiace, ma io non voglio fare l'imperatore, non è il mio mestiere, non voglio governare né conquistare nessuno, vorrei aiutare tutti se possibile, ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre, dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo, non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti, la natura è ricca, è sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica, ma noi lo abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotti a passo d'oca fra le cose più abiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà, la scienza ci ha trasformati in cinici, l'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari ci serve umanità, più abilità, ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenta e tutto è perduto. 1940. L'amore non è già fatto, si fa. Non è un vestito già confezionato, ma stoffa da tagliare e cucire. Non è un appartamento chiave in mano, ma una casa da concepire, costruire, conservare e spesso riparare. Non è vetta conquistata, ma partenza dalla valle, scalate appassionanti, cadute dolorose nel freddo della notte o nel calore del sole che scoppia. Non è solido ancoraggio nel porto della felicità, ma è un levar l'ancora, è un viaggio in pieno mare, sotto la brezza o la tempesta. Non è un sì trionfale, enorme punto fermo che si segna fra le musiche, i sorrisi e gli applausi, ma è una moltitudine di sì che punteggiano la vita fra una moltitudine di no che si cancellano strada facendo. Non è l'apparizione improvvisa di una nuova vita perfetta fin dalla nascita, ma sgorgare di sorgente e lungo tragitto di fiume dai molteplici meandri, qualche volta in secca, altre volte traboccante, ma sempre in cammino verso il mare infinito. Michel Quasi. Dico prima l'autore perché è molto stimolante. Gandhi. Con che cosa mai si può distruggere l'uomo? Con la politica senza principi, con la ricchezza senza lavoro, con l'intelligenza senza sapienza, con gli affari senza morale, con la scienza senza umanità, con la religione senza fede, con l'amore senza il sacrificio di sé. Grazie. Mi dispiace riportarvi coi piedi per terra, siamo volati veramente alti. Io voglio darvi subito un punto di sconto. Parlavo prima con un'amica, che cosa direste se, come è successo a lei, qualcuno ti ferma nel portone e ti tira la catenina, ti butta per terra e ti fa del male? O se ti rubano a casa, provi a tornare e non c'è più la macchina? E sono, vi dico, i reati che da noi vengono chiamati reati comuni perché sono banzeccole. Purtroppo c'è anche questo, e questo poi è quello che ci crea la diffidenza verso il carcere, verso il detenuto, ha sbagliato, deve star lì. Si merita questo e l'altro, e quando sentiamo ultimamente se ne parla tanto nei telegiornali, no? Dell'affondamento. Noi siamo ciclici, come diceva il comandante. La stampa di noi si interessa a momenti alterni, questo è il momento buono perché probabilmente devono far passare qualche provvedimento, e quindi c'è l'aspetto bello del carcere. Peccato tenere tante persone in quelle condizioni,
bisogna metterle fuori. È successo nel 2006 con un indulto e poi i giornali subito dopo ne hanno parlato, come diceva comandante Valentino, ossia ritorna ai reati, c'è la recidiva, eccetera, eccetera. Quindi noi viviamo molto su quello che è il eco della stampa, su quello che ci viene filtrato da loro, ma che cos'è il carcere, che cosa, chi sono queste persone che abbiamo all'interno? Non certo quelli che vediamo nella filmografia americana, dove il carcere non è quelle zone così violente che ci mostrano un po' i film che non ci appartengono, non c'è questa polizia così carnefice e così violenta, e non c'è questa violenza per fortuna nei nostri carceri. Ma forse il carcere è proprio quello che hanno fatto vedere oggi Valentina e Simone. Sono molto grata veramente a loro di aver portato questo squarcio di realtà su quello che sono i carceri italiani. Loro ringraziano i detenuti perché hanno partecipato forse in maniera veramente attiva alla realizzazione e a raccontare le loro storie. Il carcere è questo, loro ci sono riusciti, i detenuti, perché hanno raccontato la loro vita. Vedendo quei volti, quanti di voi possono rimanere spaventati? Avete visto delle persone che sorridono, persone tra cagnotte, qualcuno senza denti? Non sono i criminali che ci immaginiamo, che abbiamo nel nostro immaginario. Sono persone che hanno avuto dei percorsi, purtroppo in carcere è notizia comune, insomma arriva la parte più abbandonata della società, e noi che ci stiamo da tanto tempo lo vediamo, ci sono vari periodi, c'è stato il periodo dei tossicodipendenti, il periodo dei malati di AIDS, adesso abbiamo il periodo degli stranieri e soprattutto abbiamo un grosso problema con le persone con patologie psichiatriche. Di sperimentarsi in una vita diversa, dice: io vado via da Napoli, perché se rimango a Napoli sono destinato a fare quella fine, quel giro, perché comunque il quartiere è quello, gli amici sono quelli, il gruppo è quello. E l'elemento che molto spesso di rottura è proprio un affetto che ti spinge a volere, per la moglie, per la ragazza, ma soprattutto per i figli che vengono, una vita diversa, una vita migliore. Però è anche vero che molto spesso la famiglia da noi è distruttiva, perché noi abbiamo famiglie criminali, abbiamo ragazzi che hanno, come diceva Don Benito, familiari in carcere, che sono entrati ai colloqui per fare colloqui con altri loro familiari fin da piccoli e sono rimasti in quell'ambiente. Quindi è un ambiente che in qualche maniera li ha tranquillizzati, hanno visto carcere da piccoli, carcere da grandi, e alla fine ci sono entrati. Entrano da minorenni e fanno tutto il percorso rimanendo da maggiorenni. Che lavorano proprio su questo. Tenete presente che noi, avete visto, ci sono tanti giovani, immaginate che forza lavoro che abbiamo a disposizione, che noi teniamo chiusi per tanti anni senza far niente. Quindi se si riuscisse in qualche maniera, secondo me, in alcune situazioni veramente a vincere un po' di ipocrisia che ci caratterizza, nel senso che a noi piace fare belle leggi all'avanguardia, abbiamo una delle migliori leggi penitenziarie, peccato che poi abbiamo difficoltà a renderla operativa, peccato che poi ci piace pagare i detenuti a tariffa sindacale, peccato che poi i contratti sono perdi a 20 anni fa perché non li abbiamo mai adeguati. Quindi dovremmo a livello politico ragionare in termini forse un po' più coerenti col percorso storico in cui ci troviamo, tenendo presente che sono persone che in quel momento noi li prendiamo in una fase particolare della loro vita in cui sono molto vulnerabili, ma anche molto disponibili, molto ricettivi. Potremmo veramente far loro qualcosa di utile e sicuramente ci ritornerebbe come miglior sicurezza nostra, perché noi parliamo sempre di sicurezza, la politica ci porta avanti sempre lo spauracchio della sicurezza, però la sicurezza è questa, la sicurezza è costruirsi la sicurezza non è mettere i cancelli o mettere le persone in carcere, è farle uscire diversamente da come sono entrate, perché come diceva Valentino, prima o poi escono, per castolani ne abbiamo molto pochi in Italia, e comunque costano una cifra, tenete presente, e comunque bene o male escono tutti quanti. Quindi dopo 20 anni noi abbiamo una persona arrabbiata, incapace di in qualche maniera di inserirsi costruttivamente, perché non sa lavorare, non sa. Noi abbiamo portato fuori dei detenuti dopo alcuni anni, loro erano rimasti fermi alla lira, quindi non avevano idea di quanto valessero queste monetine che gli abbiamo dato, perché in carcere non hanno i soldi. Quindi non erano proprio in grado di gestirsi autonomamente, di fare un acquisto fuori.
sono cose che in qualche maniera un carcere moderno, una società dovrebbe in qualche maniera cercare di risolvere. Ci sono percorsi in giro per l'Italia veramente molto belli di contatto tra la vittima del reato e l'autore del reato. Perché? Perché ho detto, finché si lavora a livello impersonale, l'autore del reato, ecco, chi ha fatto lo scippo in quel momento non ha davanti una persona, ha davanti una borsetta, ha davanti 10 euro che riesce a fregarsi, non ha idea di che danno va a causare. Chi è vittima vede soltanto la violenza, vede matura rabbia, matura paura, ma non vede chi è l'autore. E in che termini questa persona, immaginate uno dei ragazzi che abbiamo visto, può aver maturato l'idea del reato, a cosa gli può essere servita quella condanna? Incontrarsi come persone e quindi non come qualifica, come diceva Don Bento, fa la differenza. Ci sono bei progetti che si stanno sperimentando in giro per l'Italia, soprattutto nel carcere di Padova. Di mediazione, di incontro anche su reati particolarmente gravi, ecco, ho detto noi da noi lo scippo oramai a momenti non si fa neanche la denuncia. Che altro dirvi? Io vi potrei parlare del carcere perché sono una entusiasta del lavoro che svolgo e sono fortunatissima a svolgerlo. La cosa più qualificante per me è dare esempi di correttezza a queste persone, esempi di possibilità di cambiamento. Sia secondo me lo Stato in questo momento, parlare di certezza del recupero è un po' andare troppo oltre. In questo momento noi la certezza non ce l'abbiamo e forse non ce l'avremo mai, perché con le persone come fai ad essere certo? Però costruire ipotesi, costruire percorsi, dar fiducia alle persone e soprattutto recuperare competenze che loro magari non sanno di avere, questo sì, questo lo possiamo fare, secondo me lo facciamo abbastanza bene, scusate un po' la presunzione. Io ecco, gradirei vedere anche al Presidente, magari ho detto, ecco, del carcere si sa molto poco, se avete curiosità, se avete luoghi comuni che possiamo sfatare in questo momento, perché ho detto la televisione ne dà un'immagine falsata molto spesso, è un'immagine che viene utilizzata a secondo delle situazioni, adesso è quello dello sfollamento, oppure veniamo presentati quando c'è il fatto eclatante che colpisce l'opinione pubblica. Qui in Molise, ma un po' in tutta Italia, ha fatto testo il famoso omicidio del detenuto Izzo che si trovava in misura alternativa, che praticamente ha stroncato le gambe a migliaia di detenuti che invece andavano avanti nelle loro misure alternative, soprattutto nei permessi, in maniera assolutamente corretta. Quindi un caso, purtroppo a noi un caso ci uccide, mentre non fa testo, nessuno porta avanti tutti i casi che vanno bene, tutti i casi di persone che lavorano e lavorano correttamente. Noi abbiamo delle persone che lavorano in misura alternativa con delle cooperative che sono state create all'interno della struttura e stanno da anni fuori. Ho chiesto a Don Benito di interessarsi, perché abbiamo un detenuto al Gastolano che ha tutte le possibilità per uscire come termini di pena scontata, che però deve avere un lavoro, perché altrimenti il magistrato non lo mette fuori, e dopo 26 anni di detenzione, insomma, forse è il caso che come collettività ce ne facciamo carico e cerchiamo di dare un'alternativa anche a questa persona. Grazie. Volevo subito rispondere alla direttrice che questo giovane di cui stava parlando, io ho qualcuno in più, quindi difendo la categoria. E praticamente lo assumeremo, lo abbiamo determinato nel consiglio di amministrazione della nostra associazione Ictus, lo assumeremo come custode nella struttura, per cui gli daremo vitto alloggio, anzi sabato porto la richiesta. È un giovane che spesse volte viene qui ospite in parrocchia, anzi questa ha fatto il bagnino, ma lo conoscerete, l'avete visto pure per televisione, perché si è fatto intervistare, è una brava persona, un bravo ragazzo, se gli danno questa possibilità vuol dire che la merita ampiamente ed è bene dargli fiducia, ma dico questo anche per dare atto alla nostra comunità parrocchiale che non si è fatta
scrupolo, domande nell'accogliere, ma anche perché poi abita nella casa del parroco, quindi voglio dire, però è bello poter dare queste risposte, mo ci vuole, non rimane teoria appiccicata lì, ma diventa pratica, e questa è una bella cosa, se potete dateci una mano. Allora, come accennavo all'inizio dei lavori, questo pomeriggio ha l'intento di suscitare un dibattito e vi invito tutti